Allora ragazzi, bentornati su Flatland Prologue, episodio 2, e ho riavviato il gioco, nel senso ho nuovamente avviato il gioco, e vedo che però il sonoro si è riabbassato. Ma che? Ma mi prende in giro sto gioco? Ecco, adesso è fuso. Adesso va bene, no? Spero. Andiamo a giocare con la nostra disco music. Eravamo arrivati a livello 5, se ricordate. Eccoci qua. E ho visto un po' anche la lista trofei. Ci sono dei. I trofei sono molto tranquilli, vai avanti, superi i livelli, prendi i cubi. Però ci sono anche tipo due cubi nascosti da trovare, che non so dove stanno, speriamo di trovarli. Speriamo che non ho già sorpassati, che non ho già passati. E ci sono anche dei trofei relativi al numero di. A raccogliere un certo numero di monete nella stessa partita, tipo quello più difficile, quello di 500 monete. Quindi quello, vabbè, mo vediamo se ce la faccio. Comunque, andiamo a giocare. Ok, livello 5. Come faccio ad andare su? Square button to dash. Oh, ah, c'è il dash. Quindi posso saltare, fare la dash e poi fare. Bene. C'è questa nuova mossa della dash. La dash. La dash si fa solo col quadrato, non si fa in altri modi? Sì, pare che si fa solo col quadrato. Qua già comincia a diventare difficilotto, eh. C'è punte, solo punte. Aspetta, forse c'è un passaggio segreto qua. Sì, passaggio segreto con cubo nascosto. No, non è il cubo nascosto, è il Master Cube numero 6. Quindi vuol dire che il cubo nascosto ancora non abbiamo trovato, eh. Ce ne sono, mi pare, due in tutto il gioco dei cubi nascosti. Quindi addrizziamo le orecchie e aguzziamo la vista. Ah, vedi, c'è scritto il numero di cubi di monete che prendo, c'è sta il numerino. Devo prendere 500 di fila, la vedo dura. Cioè, 500 senza morire? Come fai? 500 senza morire? Non è facile da fare quel trofeo, eh. Ah, sono morto. Come fai? Now. Strano che non c'è modalità time attack, perché il gioco si presta abbastanza, per questo tipo di sfida. Tipo uno va super veloce, magari fregandosene anche delle monete, e cerca di finire il livello nella maniera più veloce possibile, un po' alla Sonic. Siamo arrivati a 30 monete prese. Attenzione. Oh, qua è difficile, eh. Come faccio? Ah, scappa. Ok, ma adesso sotto si dovrebbe essere fatta una piattaforma, grazie. Cos'è quel liquido giallo? Mi sa che è lava, mi sa che non ci devo andare là, eh. Ah! Cioè sono un carretino. Ah, c'era il checkpoint, per fortuna mi ha salvato il culo il checkpoint. E le monete però ricominciano da zero, vedete, le monete raccolte. Ah, ma il checkpoint era qua, no? Dove stava il cubo prima. Rifà comunque un bel pezzetto qua. Allora, quando usiamo il dash, vedete, il nostro cubo si scarica, il nucleo giallo del cubo diventa. Perché sono morto? Non sarà dovuto morire.
diventa vuoto il nucleo giallo, quindi vuol dire che non possiamo usare due dash di fila, ovviamente, sennò il gioco sarebbe stupido, no? Vediamo le difficoltà, ce deve stare. Ma perché? L'altra volta lì c'era il cubo che ci sorreggeva, stavolta no. Ma sapete che faccio? Io smetto di giocare con il... con lo stick... mannaggia, mi ha scammato. Con lo stick analogico gioco con la croce digitale ora, magari mi viene meglio. Ma porca vacca. No, sono cretino però. Faccio così. Non credo perché quando toccavo questo morivo prima. Non c'ha senso. Io corro qua, Sì. No. Mamma mia. Wow. Ah, scappo. Oh mamma mia, ci abbiamo fatto, pensavo primo livello, regà. No, ancora no. Sì! Livello 5 superato, e vai. I believe in you, dice il trofeo. Con cui abbiamo primo livello 5. Sì, perché i trofei sono tutte cose motivazione, tipo dai ce la vuoi fare. E quello dell'anno scorso che era Don't Let Your Dreams, quello era la frase Don't Let Your Dreams Be Dreams, che è la frase che diceva Shia LaBeouf nel video quello motivazionale che aveva girato, ricordate? Quindi non lasciare che i tuoi sogni restino solo sogni. Più o meno così voleva dire, no? Aiuto. Qua sotto? Qua sotto muoro. Ma tu vuoi che muoro? No, come fai? Devo riuscire a atterrare lì sull'angoletto, tipo così. Ah! Come fai là? Non si può fare. No, mi devo tenere la dash per poter salire là sopra, è l'unica. Non va. Quasi! Ma si può dashare in diagonale? Sì, si può dashare in diagonale, quindi se lo fa. Però è difficile. È difficile sto livello. Ma porca vacca. No. Oh, inizialmente era facile il gioco, ma si diventa sempre più tosto, eh. No, ho sbagliato, non devo sprecare la dash così. E qua vai, finì qua e mori. Che non puoi più risalire. Porca vacca. Ah! Porca vacca. Aiuto. Sì, sì. Sì, sì, vai, sì, sì. Se muoio mo, mi meno da solo, eh. Oh, cubo segreto, e vai. Mi dai il cubo segreto numero 7. 7 vuol dire che ne mancano 3, eh? Cioè il cubo, i cubi normali mancano 3, poi ne mancano 2 segreti che chissà dove cacchio stanno. Ok. Qua il problema è che se muoio mi fa ricominciare a livello da capo. Ah, oh, mi ha sfondato il muro, guarda! Ha sfondato il muro, fratelli! Oh, ma qui c'è la lava! No, no, devo rifare tutto il fottuto livello da capo, mannaggia. No, che rosicata. Ma sto livello è super bastardo. Poi non si sa perché alcune tracce hanno l'audio alto, alcune tracce hanno l'audio più basso. Fateci caso, sta traccia c'è il volume molto più basso rispetto alle altre che abbiamo sentito
prima, sia nella scorsa puntata che in questa, il che non è il massimo, eh. Vai, va diagonale. E vai, sono morto uguale. Diagonale, sono morto uguale. Però posso fare. Ho fatto la dash perché avevo ripreso l'energia. E qua è difficilissimo. No, sono cascato proprio sulle punte. Quanto infame sto gioco, eh? Questo livello 6 veramente basta. Let's go, mica tanto. Non riesco ad andare avanti sto gioco. No, no. Che stress. Dai, che ce la devo fare. No. Fatemi vincere. Ok. Questa è più forte questa traccia, sentite. Vai. Sì. Aiuto! No, devo fare la dash là. Poi andiamo. Oh, come fai? No. No, devo usare la dash mentre facevo. Cioè devo usare la corsa mentre fa la dash. Quindi corsa giù, andiamo su e andiamo giù. No, dovevo usare la dash. Ho aspettato troppo. No. Ah no, devo cascare giù a piombo. Mi sono schiantato sul cubo. Sì. Attenzione qua che devo fare. Devo correre. Oh. Mamma mia, triste. Cos'è quella barriera rossa? Non mi convince quella barriera rossa. Cos'è? E mo? Se la tocco muoio? No! Un'esplosione a catena! Mi devo sbrigare, mi sa! Prima che esploda tutto! Devo sbrigare! Corri, corri, riuscita! Sì! Ce l'ho fatta! Oh! Livello 6 finito! Mi ha dato il messaggio Don't give up! Non arrenderti! Siamo a livello 7! Siamo a livello 7! Vediamo se riesco a superarlo! Facciamo qualche tentativo, eh! Acqua esplode tutto, attenzione! È un disastro! Oh, ci sono. Mi ricorda il ponte di fuoco di Ghost and Goblin, ci sono le fiammelle che. Ecco. L'ho passato proprio brute force, forza bruta, semplicemente sono andato sotto a cannone. No, ma c'è.
ragazzi e me l'hanno ammazzato. Devo riuscire a entrare là dentro e fare la dash? Sì, ma poi sono morto uguale. No, ma lì ci stanno i punti. Aiuto. Ah, calma il sangue freddo. Porca vacca. Allora. Che belle maledette. Ma proprio sulla lama. Aspetto un attimo, poi vado, così salto la lama. Ma perché? Aspettiamo un attimo. Vai. No, proprio sulla fiamma. Ma perché? Aspetta, forse se salto più al limite ce la faccio, eh? Aiuto! Devi andare sul lato della piattaforma. Quasi, quasi, quasi. Ma perché devi fare così lo strano individuo questo gioco? Aia! Aia! Oh no! Ma ha messo la stessa musica? Siete che le mette random? Ha messo due volte di fila la stessa musica. No! Sì! Attenzione, ma lì in alto vedo tipo un passaggio segreto. Sì! Cubo segreto preso, cubo segreto. No, mi ha detto cubo 8. Quindi questo non era un cubo segreto. Quali sono i cubi segreti? Allora, ma devo scappare alla velocità della luce. Come fai? Devo usare per forza quel cubo come piattaforma, sennò non ce la si fa. Ma questo ce l'abbiamo preso, ma così per sport lo riprendo. Allora, devo riuscire a far cadere sto coso. Quindi io salta e fa un dash all'indietro. Ok. Poi devo riuscire ad andare su da qua. È impossibile. Sì, col dash. No, no, no. Porca puttana. Ma niente checkpoint a suo livello di me. Niente checkpoint a suo livello del cacchio, regà. Porca vacca. Sì. Per buon auspicio riprendiamo. Sbagliato. Ok, giusto. Ah, scappa. No, mi dimentico che lì la piattaforma è più quella che cade. Porca miseria. No, ho sbagliato. Ma perché?
Non riesco più a fare attenzione. Checkpoint, attenzione, checkpoint. C'è una lava. Qua siamo proprio a filo, eh. Sì. Qua sotto mi sento puzza di... No, c'è lava, qua sento puzza di segreto. Invece no, non c'è il cubo segreto, c'è la lava e basta. Cos'è quel coso bianco? Ah, è una piattaforma destina a B. No, c'è l'uscita. Cioè, quella bianca è la piattaforma destina a B, quindi. Dai che sta fase finale del livello non è difficile come quella iniziale, eh. Ce la possiamo fare tranquillamente, senza stress. No stress, vai. Andiamo a vincere, abbiamo finito anche il livello 7, ragazzi. Per questa volta è tutto, questo era Flatland Prologue episodio 2, matato il trofeo You Can Do It. Ci mancano gli ultimi 3 livelli per finire il gioco, dopodiché dovremo, che penso siano più difficili di tutti, quindi ci metterò un po'. La prossima puntata la dedicheremo a questi 3 livelli, spero che finiremo il gioco nella prossima, e devo anche cercare di prendere gli altri trofei per beccarmi il platino. Per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio di Flatland Prologue. Ciao ragazzi, alla prossima.